Benvenuti a raccontare un po' questo borgo. Questo è il borgo, diciamo, famoso per la leggenda delle streghe. Che l'Italia fosse uno straordinario contenitore di storie lo avevamo capito già da tempo, però di questo posto non avevo mai sentito parlare. Ci avete segnalato che tra le montagne della Liguria si nasconde un paese conosciuto come il Borgo delle Streghe. Bene, per raggiungere Triora bisogna guidare lungo questa strada provinciale per circa 40 minuti di curve che continuano a salire. 765 metri sul livello del mare. Siamo qui per scoprire di più su questa sua fama molto particolare. Signore e signori, benvenuti a Triora. Appena siamo arrivati in paese abbiamo conosciuto Sandro, lo storico di Triora. Ma dicevo che Triora è purtroppo diventato importante per questa faccenda delle streghe, che è una faccenda molto triste. Sandro ci ha spiegato che alla fine del 1500 si sono tenuti diversi processi per stregoneria, di cui ancora oggi si conserva la documentazione. C'era stata una carestia. E allora non ci sapeva a chi dar la colpa. Chi ci dà la colpa a queste povere donne che vivevano ai margini? Vennero torturate con diversi sistemi, la corda, il cavalletto, il fuoco ai piedi, eccetera. Di queste streghe, che quindi noi chiamiamo streghe, di che figure si trattava principalmente queste persone? Di persone che conoscevano molto bene l'arte di guarire erbe, non solo erbe ma anche con formule. Facevano fuggire il malocchio, eccetera, queste cose. Facevano delle cose straordinarie. Grazie a Sandro abbiamo capito che la fama di Paese delle Streghe si fonda su delle solide radici storiche, di cui siamo intenzionati a scoprire di più. Qui nella piazza del paese è rappresentato questo animale mitologico a tre teste, forse un cerbero. Poi ci è stato consigliato di fare due passi in una zona molto particolare del paese, la Cabotina. Cioè si diceva già anticamente che era il luogo dove si incontravano queste donne di potere, queste signore particolari. E si tiravano i bambini e facevano una sorta di pallavolo con questi bambini, no? Cioè è ridicola come cosa, terribile ma ridicola. Per cui, cioè, è rimasto questo contesto della Cabotina in quanto luogo delle streghe. In realtà è un posto che a seconda dei momenti e delle ore della giornata ha una sua frequenza, una sua vibrazione super particolare. Io ho passato tanti anni in questo posto. Così, nel corso dei secoli, a Triora si è creata una cultura popolare molto legata al mistero. Ne abbiamo parlato con Giuliano, che da sempre vive in paese. Allora, mia zia mi ha raccontato che una sera, erano un gruppo di bambine, mandavano le bambine a raccogliere sta lavanda. Cioè è venuto sera, è venuto buio, e dovevano tornare in paese, e quindi avevano anche paura, è venuto proprio buio. E mia zia mi dice che allora si sono messe tutte le bambine a chiamare luce de corte, che è questa luce che dicevano partiva da corte e poi faceva il giro della vallata, no? E chiama, dice che a un certo punto hanno visto partire la luce di corte, è venuta dove erano loro, si è messa a un'altezza di 2 o 3 metri davanti a loro e gli ha fatto luce sino a che sono rientrati in paese. E come se ascoltare queste storie non fosse già sufficientemente stimolante, poco dopo anche il meteo si è messo di mezzo e il sole, uscendo tra le nuvole, ha deciso di illuminare solamente il paesino di corte, proprio quello da cui la leggenda della luce prende il nome. Su di te che impatto avevano nel te giovanissimo, nella tua infanzia, queste Ma storie della prozia? Molte di queste mi spaventavano, come il cane bianco con gli occhi rossi di ogni santi, che la notte dei morti girava questo cane con gli occhi rossi, che era una figura demonica. Cioè io ho avuto paura di incontrare cani nel paese per anni. Triora è un borgo molto grande
è estremamente bello ed è tutto un insieme di case in pietra incastrate su vari piani e varie altezze, con antiche porte di legno, con vecchie serrature arrugginite. È davvero uno scenario che siamo più abituati a vedere nei film che nella realtà. Questo qua è stato per 24 anni il mio laboratorio, dove avevo l'esposizione. In via Cabotina numero 1. In via Cabotina numero 1, vedi? E avevo questa finestra. Questa finestra cioè colpiva molto quelli che venivano a trovarmi in laboratorio, perché si trovavano a sbalzo con questa vista aerea, quindi era una cosa molto... Vabbè, sai. Molto molto curiosa. Giuliano è uno scultore, realizza opere di terracotta nella sua bottega e indovinate che tipo di figura rappresenta? Tu immagini, io sono stato in questo posto per 25 anni a fare folletti e simbologia tradizionale. Puoi immaginare quanta gente possa essere venuta qua, e molti hanno avuto il piacere di condividere con me il loro punto di vista, il loro modo di essere strega, stregone, il loro modo di vivere la loro spiritualità, il loro trip mistico, cioè se ognuno si fa... Che tipo di persone erano, giusto per avere un'idea della strega e lo stregone contemporaneo? Dagli anni 90 in poi si sono diffuse molto, e per esempio l'Asatru, il Wicca, poi il celtismo ha dato un grosso impulso, e penso che l'idea base fosse il rifiuto di una religiosità dogmatica ingessata a vantaggio di una realtà religiosa molto più a portata di mano, molto più legata alla natura, ai cicli, alla semplicità, molto più rispettosa dell'uomo più che del Dio. Cosa rappresenta questo? Cioè, puoi raccontare? Questo qui è l'incantatore. È l'incantatore. Volevo fare questa figura qua, immaginando che sarebbe quella che mi avrebbe consigliato i passaggi successivi. Non incantatore in senso alla Harry Potter dell'incantesimo, incantatore in senso di canto interiore, incanto, è diverso. Nel centro di qua in teoria si dovrebbe concentrare la fortuna di 99 quadrifogli. Mettici il dito. Posso? Mettici. Voilà, ta-ta, flusso di energia positiva. Poi, arrivati verso fine giornata, decidiamo di fare due passi in una zona del paese che non avevamo ancora visitato. Adesso vado a prendermi un po' di legna. Buongiorno. Salve, buongiorno signora. Fate le riprese? Sì. Di Triora, ma che bravi. Ma guarda che combinazione, sono uscita per andarmi a prendere un po' di legna. Vado adagio, perché io ho 93 anni, Davvero? No, veramente? Sì, sono del 28. Lei deve farsi questo lavoro da sola, mamma mia. Io sono 21 anni che sono vedova. Il mio motto è non mollare mai. Fantastico. Complimenti. Qui era la vecchia bottega di mio marito quando faceva il falegname. C'è ancora la sua macchina, ma però... Ci rendiamo utili, avendo la fortuna di avere ancora... Non si aiutiamo uno con l'altro, signore. Il mondo sta proprio andando rotto, si non vede. Non c'è più quell'amore fraterno tra una persona e l'altra, c'è solo dell'odio, dell'invidia. Dove andiamo? No. Questo lo conoscete? Che cos'è quello? Il Capovenere. Questo qui è medicinale per il mal di reni. Sono una di quelle che faccio con le piante, diciamo, di una volta che i nostri nonni si curavano. Io conosco tutte le piante medicinali. Con nostro grande stupore scopriamo che la signora Antonietta è l'ultima guaritrice ancora in vita in paese. Allora vede la felce, questa qua con le foglie così in fondo. Sì. La felce. Questa felce serve per la cervicale. Non appena la signora si è accorta del nostro spontaneo interesse verso i suoi racconti, ci ha subito aperto la porta e ci ha invitato in casa da lei. Siamo in una delle case più antiche qui a Triora,
signora Antonietta si è appena aperto. Questo senso di fiducia a priori e di accoglienza è sicuramente uno degli aspetti che più amo e continua a stupirmi dei piccoli borghi. Qui c'è la serra dei fiori, guardi. Il nostro grande trionfo delle nostre terre qua è l'iperico. Questa è camomilla, questa è un'altra qualità di camomille perché ce n'è una decina di tipo di camomille. La signora è da subito molto gentile con noi. Appena entrati ci mostra ogni singolo cestino con le sue erbe, dimostrando una conoscenza straordinaria. La mia medicina è il sambuco. Ah. Io con questo mi faccio le tisane per la cestite. Queste qui sono le piante che servono per i reni. Il biancospino serve per il cuore. Questa è la melissa che è contro lo stress. Bubblegum fights on the third floor. Comedy specials at come ha fatto ad appassionarsi, quindi? Qual è stata la sua attività? La mia passione era quella. Senza saperlo, io solo ho fatto la quinta elementare. E non ho avuto studi né scuole. La passione, e poi i libri parlano. Questo qua l'ho comprato alla Certosa di Pavia. Wow. Questo qua è il miglior libro che ho di tutti questi che parlano di erbe. E invece la storia delle streghe qui a Trigora? La storia delle streghe, cosa vuole? Se io fossi stata a quei tempi là mi avrebbero bruciato, perché io facendo queste cose qui con le erbe facevo guarire, come il fuoco di Sant'Antonio è una preghiera. Facciamo finta che questa sia una pentola, che ci sia una tazza che sia della stessa circonferenza, sì. Ci metto l'acqua, poi una preghiera e si mette sul fuoco. E con un bel pugno di sale io segno. Ha curato tante persone durante gli anni. Nel mio piccolo tanti mi dicono grazie. Certo, se quel dono lì ce l'ho, perché non farlo usare? Io quando mi dicono grazie sto bene, io sono contenta. Credo nelle medicine perché sono bravi, ma però io su di me non sono stati per me. E quindi lei pensa che se fosse vissuta qualche secolo fa probabilmente sarebbe stata considerata come... bruciata, a rogo. Ascoltando la signora Antonietta avevo la netta sensazione di avere a che fare con la ricchezza di un mondo che non esiste più. Poi alla fine quello che conta, sai qual è? È la realtà dei fatti. Cioè quando succede una cosa c'è un motivo per cui succede. Per cui se Triora è il paese che è diventato il paese delle streghe, alla fine questa è la realtà. Poi se lo può raccontare come vuole. Uno vuole pensare alle streghe come arboriste, come filosofe, come maghe, come cartomanti, come guaritrici, come... cioè mettici tutto quello che vuoi, capisci? Queste sono verità reinterpretate, cioè, ovvero è una visione vera, soggettiva, di una realtà oggettiva. Cosa ha messo lì a seccarsi? Le bucce del mandarino. Ah, ok. Le bucce del mandarino vanno bene per poi bruciarle. Stai a vedere che... Hai wow. Visto? Hai visto che accendi fuoco che c'ho? È un accendino fantastico. Io ho vissuto nella povertà, nella ricchezza, non so cosa sia. Però c'è da imparare. Eravamo felici e contenti così, per carità. Chi vuole troppo tante volte non prende niente. Io mi fa piacere che voi siete giovani e che vi piace interessarvi come si curavano una volta i vecchi. Lei è un libro aperto, potrebbe insegnare al mondo. Io non posso scrivere, no, però la memoria alla mia età di 93 anni cerco di tenerla ancora fresca. Fantastico. E via. Complimenti. Le facciamo i complimenti.
E questo era il racconto del nostro viaggio nel paese delle streghe, del nostro viaggio a Triora. È stata un'esperienza molto bella da vivere, molto autentica, e quindi grazie a chi ce l'ha consigliata e grazie a voi per averla ascoltata. Noi ci vediamo la prossima settimana.